Ok, allora apriamo questa tavola rotonda sul tema del gioco. L'AGA, Associazione Giochi Antichi, vi saluta tutti e vi accoglie con questo evento che in qualche modo inaugura dal punto di vista delle conferenze quello che è il Toccatini quest'anno. È un esperimento questa tavola rotonda che andate a cui andate ad assistere, perché nasce da una serie di incontri casuali che sono diventate prospettive di riflessione, aggregazione di gente, presentazioni di performance. Questo è un evento sponsorizzato dall'Accademia di Belle Arti di Verona, quindi estetica, ricerca, progettazione di cose che non esistono, e quindi anche il fatto di creare spazi di gioco e di sperimentazione tra discipline e tra mondi progettuali e tra mondi artistici rientra un po' in questo aspetto ludico che è connesso con l'arte e coi mondi che ci giocano attorno. Io sono Francesco Ronzoni, insegno antropologia culturale all'Accademia di Belle Arti di Verona, sono il direttore del Dipartimento di Arti Visive e abbiamo iniziato a lavorare a questo tema insieme con Vincenzo Padiglione, antropologia culturale, Università di La Sapienza di Roma. Vecchi incontri, conoscenti, e ci siamo incontrati proprio al Toccatini dopo anni che non ci vedevamo. Quindi il Toccatini in un certo senso è anche un po' il terreno da cui nasce questo tipo di incontro e collaborazione. A partire da una serie di lanci e rilanci intorno ad autori che ci interessavano e questioni che trovavamo interessanti, abbiamo deciso un po' di collezionare varie persone a parlare attorno all'ascito intellettuale di questo autore. Quindi in questo microscopico intervento che faccio adesso cerco di darvi due coordinate su quest'autore, poi man mano che ci passiamo la palla andiamo a collocare il suo discorso in un ambito più contemporaneo e a sentire varie estrapolazioni a partire da questo discorso. Gregory Bateson è un autore abbastanza difficile da catalogare, è un autore eterodosso, un personaggio mercuriale, ha attraversato varie discipline, nasce come antropologo, è figlio di un'importante famiglia intellettuale accademica inglese, il nonno di Bateson è un collega di Darwin, è un personaggio legato alla genetica molto importante, quindi nasce da questa profonda tradizione quasi aristocratica di intelligenza inglese. Inizia come antropologo, poi andando avanti nei suoi studi passa nell'ambito della psichiatria, dopodiché passa nell'ambito dell'etologia, lo studio del comportamento animale, e in ognuno di questi tre ambiti mette sul piatto dei saggi, delle riflessioni che diventano poi delle riflessioni cardini di queste discipline. E tutte in qualche maniera hanno a che fare con un'idea chiave che è un po' la ragione del perché ce l'ha fatta prendere come nume tutelare del tema del gioco. E un po' il mondo di Bateson ruota attorno all'idea dell'interazione tra le persone e dell'interazione come un qualcosa che si costruisce passo passo in relazione alla comunicazione e allo scambio che sussiste tra queste persone. Ecco, il gioco che riaffiora nel mondo di ricerca di Bateson è proprio una sorta di luogo centrale, luogo ideale, nel quale si vengono a vedere i meccanismi dell'interazione nel pieno del loro svolgimento, perché il gioco appunto è un'interazione retta da regole, però rispetto al quotidiano che passa non percepito nella sua ovvietà, il gioco, come dire, è un momento molto specifico in cui le regole, i comportamenti, le negoziazioni emergono. Quindi capire il gioco non è solo capire il gioco in quanto tale, ma è un modo anche per accedere a una analisi e comprensione del comportamento quotidiano. Nel montare questa specie di tavola rotonda abbiamo optato per una questione che è molto in stile bezzoniano ed è molto in stile anche ludico giocherellosa. Perché? Perché nel percorso un po' bizzarro ai margini del mondo accademico, iper rispettato ma in istituzioni sempre molto alternative, un'opera finale sul mondo di Bateson, che è un libro fatto da vari autori su di lui, che si chiama About Bateson, proprio una specie di lavoro celebrativo quando era verso i 70 anni, e l'input di Bateson al convegno era stato: sì, ma non parlate di me, usate i miei temi, parlate dei temi di cui ho parlato io, portate avanti le mie riflessioni, ma non quello che ho detto io,
continuato a lavorare nei settori che io ho aperto. Ecco, nel chiamare a raccolta vari delle persone di oggi, il tema non era quello di fare un santino di Bateson o chiosare le virgole dei suoi saggi. Forse non è questo il contesto, e forse non è nemmeno la cosa più interessante dell'ascito intellettuale di Bateson, ma vedere come persone da vari settori, artistici, progettuali, di ricerca, di altre discipline o di discipline simili, si trovano a muoversi nelle aree in qualche modo aperte dalle riflessioni di Bateson. Abbiamo vari interventi, quindi dopo, man mano che introduciamo, faremo vedere anche questi link rispetto al mondo di Bateson. Quindi è una sorta di antenato totemico attorno al quale abbiamo sviluppato questa specie di balletto rituale intorno alle sue idee e ai campi di sapere aperti da quest'autore. L'evento che vedete qua è solo la prima parte di quello che succede, perché qua c'è la dimensione della riflessione, chiacchiere attorno all'autore e parole. Poi lo stesso evento si sposta sul Lungadige a San Giorgio, dove questa stessa dimensione viene tradotta a livello di performance, e dove abbiamo una seconda parte in cui verranno dette sviluppate ulteriori riflessioni, che prevede la presenza dei poeti improvvisatori in ottava rima dal centro Italia, che reciteranno e canteranno le loro poesie in ottava rima improvvisate, e un concerto che si intercerà ai poeti in ottava rima di improvvisazione jazz con una conduction a gesti condotta da Francesco Cusa in suo progetto Naked Musician, che è anche qua come relatore. Quindi dopo esserci salutati qua, e noi finiremo verso le 8:10, 8:30, alle 9:30 in Lungadige a San Giorgio parte la seconda parte di questo incontro. Quindi i due pezzi non sono separati, sono, come dire, una traduzione dello stesso tipo di riflessioni. Alcune riflessioni sono a parole, alcuni sono in termini di ricerca, alcuni sono in progetti, alcuni sono in arte e alcuni sono in performance. Quindi, come dire, gentile presentatore, ho finito questa specie di introduzione all'autore e passo la parola all'altro complice dell'iniziativa, che è Vincenzo. Allora, raccontava Gregory Bateson un episodio che dà un po' la misura di questo personaggio. Lui era un antropologo che per tutta la vita ha raccontato, diciamo così, di antropologia, ma l'ha fatto anche in facoltà diverse, per esempio come medicina. E dopo un corso anche consistente agli studenti di medicina, dove lui ha raccontato della danza a Bali, del rito di travestimento Neven tra gli Yatmo ed altro, si è avvicinato uno studente e gli ha detto: ma professore, lei pensa che proprio questo noi dobbiamo apprendere? Come per dire, insomma, era un personaggio che raccontava storie, tra l'altro è centrale la sua idea che si apprende attraverso storie, e l'apprendimento in questo senso per lui aveva anche un'idea di evoluzione, con storie anche molto bizzarre. Ora io, diciamo così, penso che il gruppo che abbiamo costituito e che vedrà fuochi d'artificio questa sera, anche non soltanto oggi in questa tavola rotonda, ecco, dà l'idea proprio di un guazzabuglio, di un gruppo di persone che improvvisano sull'idea di Bateson. Però ecco, mi sembra che questo sia stato anche per noi un omaggio che vogliamo fare a Gregory Bateson, che ha invitato a fare qualcosa che di solito non si fa: a pensare mentre si gioca, a immaginare che si possa riflettere su che cosa è poi il gioco, una modalità di relazione che pervade la nostra vita e che di fatto, se ci pensate bene, è praticata, ma non è vissuta, ma non è in questo senso riflettuta. Io l'invito che vi faccio è questo, è l'invito a chiedervi, noi siamo oggi all'inaugurazione del Toccati, a chiedervi se questo è un gioco, cioè se quello che si vede al Toccati è spettacolo, è rito, è gioco,
cioè sono azioni collettive decontestualizzate da dove derivano. Adesso in Piazza delle Erbe abbiamo visto una piramide umana fatta dai catalani. Ecco, e c'è da interrogarsi, ma che razza di cosa è questa? E a mio avviso è proprio questo ibrido consente di usare come passepartout meglio Benson. E quindi il mio tentativo, tu controlla l'orario, è quello di darvi un po' di coordinate di come Benson pensava il gioco, considerando anche un altro aspetto, cioè di riflettere su perché hanno successo questi festival, perché ha successo una modalità ludica di interpretare cose anche serie. Ecco, ci dovrebbe far riflettere sull'ethos contemporaneo, ci dovrebbe far riflettere su come oggi stiamo pensando e organizzando diciamo la coesione sociale. Queste sono le due indicazioni, non so se sono stato chiaro, che in qualche modo vi suggerivo. Allora, per capire Benson bisogna immaginare una prima cosa. Lui, diciamo, i suoi contributi tra i più importanti li darà negli anni 50-60 e siamo in pieno linguistic turn, cioè spostamento dell'attenzione dall'individuo alla relazione, dalle azioni strumentali alle azioni espressive, cioè si guarda la dimensione comunicativa delle cose. Ecco, questo è nato in quel periodo. Lui ha partecipato, diciamo, da protagonista agli incontri sulla cibernetica ed è insieme con altri antropologi, sociologi prevalentemente, un personaggio fondamentale di questo spostamento. Cioè spostamento di attenzione, non guardo l'azione, ma immagino che l'azione abbia un suo significato implicito che è dato dal rapporto che instaura il personaggio con gli altri, l'azione con il contesto. Quindi è una trasformazione di modo di vedere le cose, no? Per farvi un esempio, in quegli anni l'antropologia è passata da un approccio materialismo culturale che risentiva di una visione fortemente, diciamo, legata per esempio al marxismo, ad un approccio più interpretativo che è diventato poi dominante. E questi elementi lui si inserisce in modo molto originale con, ecco, io vi ho portato questo testo, questo è un gioco, che è proprio che dà il titolo al nostro incontro, perché lui chiama a confronto antropologi, tra cui Margaret Mead, che era sua moglie anche, etologi, psichiatri, psicologi e anche, voglio dire, diciamo, personaggi umanisti in senso più generale. L'invita a riflettere sul gioco e l'invita a riflettere sulla base delle sue sperimentazioni, riflessioni sulla ricerca che aveva fatto tra gli iatomi in Nuova Guinea, ma che stava facendo in quel periodo studiando le lontre, i delfini e quindi studiando gli animali, studiando quindi a tutto campo il comportamento di gioco. Possiamo in qualche modo ritenere che lui ci abbia dato delle coordinate che ci aiutano oggi a pensare il gioco? Bene, io ne ho fissate, però la scrittura, vi dico subito, la scrittura di Benson è una scrittura poco sistematica, è una scrittura volutamente circolare, è una scrittura che quindi io violento nel definire alcuni tratti fondamentali, do soltanto delle indicazioni. Il bello è proprio leggerlo e quindi credo che un vantaggio che noi possiamo addurre è leggetevi quest'autore che ha costruito peraltro comunità. Cioè ci sono comunità di bezzoniani che si riuniscono regolarmente in tutta Italia. È un personaggio che ha avuto un suo carisma legato anche alla dimensione ambientalista che ha intrecciato negli ultimi anni e che è di fatto diventato uno
dei pensatori contemporanei più rilevanti. E qua lo approfondiamo soltanto sul tema del gioco. Controlli il tempo? Sì. Ancora pochino, no? Ancora pochino? Pochino, pochino. Allora, va bene, il primo livello che è chiave è il gioco è metacomunicazione. Che cosa vuol dire che è un livello di pensiero diverso, non è comunicazione. Quando lui dice giocare, diciamo, è avere una cornice per interpretare quello che sta avvenendo, non è l'azione che si vede. L'azione che si vede in questo senso non ha direttamente, diciamo così, non è intrinsecamente legata al gioco. Cioè uno può tranquillamente giocare, per esempio come vedrete questa sera, con la musica, oppure prenderla molto sul serio e farci. Quindi diventa una cornice, come quando noi, per esempio, che ne so, con un nostro amico gli diciamo brutto figlio di, e diciamo ma questo è un gioco, interpretalo in questa maniera. Quindi voglio dire, la cosa interessante è che lui è l'inventore, Bateson, del framing, cioè delle cornici contestuali, del dire per capire quello che avviene noi abbiamo bisogno di sapere che contesto è, e questo contesto è molto spesso indicato da impliciti messaggi. Ma tutto questo ha una forza rilevante, perché è una negazione della realtà. È come dire, il gioco tutto sommato è non credere che sia reale quello che vedi, ma leggi quello che è importante secondo la traccia che ti sto dando dal contesto. Quindi è un senso fortemente rilevante di ribaltamento di mezzi fini, di finzione con la realtà, di reversibile ed irriversibile, e soprattutto è un apprendimento, lui dice, riflessivo, perché iscrive alterità, perché tutto d'un botto in una vita inserisce qualcosa d'altro, cioè quando si gioca si vive un'altra vita, e quest'altra vita introduce, come posso dire, precarietà, ironia nei confronti della vita seria. La vita seria diventa tutto d'un botto come anch'essa messa tra virgolette quando c'è il gioco, perché noi, passando dal gioco al mondo serio, guardiamo la vita seria con lo sguardo anche delle volte un po' sospettoso, e quindi c'è flessibilità. Ci sarebbero altri aspetti, mi interessa molto per il discorso dell'improvvisazione che si fa oggi questa sera un altro elemento che lui segnala: la predisposizione esplorativa. Lui dice c'è una differenza tra il rito e il gioco. Il rito è una partita privilegiata, già sappiamo come va a finire, ci sono le regole e quelle regole devono essere seguite, mentre nel gioco c'è un ethos che è in qualche modo continuamente esplorativo, che, diciamo così, invita alla creazione. Se è tutto definito, se sappiamo già come va e chi vince, probabilmente non ci interessa e non è un gioco appassionante. Ecco, questo aspetto della creatività e dell'improvvisazione è chiaramente un elemento molto importante per Gregory Bateson, perché che vuol dire? Vuol dire che c'è un qualcosa di nuovo che il gioco instaura, che mobilita energie nell'individuo e nei gruppi, e che quindi può essere energia per il cambiamento. L'interesse di Bateson, quando si occupa di gioco, è che faceva contemporaneamente lo psicoterapeuta nei confronti di malati schizofrenici, e il problema era come faccio a cambiare questo loro comportamento coattivo, diciamo questo mondo nel quale sono avvolti. Se riesco a inserire qualcosa di nuovo, a farli esperire, per esempio come nel gioco, che c'è una realtà diversa, probabilmente provoco un cambiamento che consente riflessivamente di trasformare anche le loro vite, no? Lo farà anche con le lontre. Ci siamo ormai? Abbiamo finito. Bene, non vi dirò l'ultima parte, però vi accenno soltanto a questo. L'interpretazione nel gioco, per il gioco, non è un'interpretazione meccanica. Noi, tutto sommato, quando vediamo delle persone giocare, ma anche quando giocano a pallone, non sappiamo perché lo fanno, non sappiamo che senso danno, non abbiamo un'interpretazione, come posso dire, dogmatica
Si può immaginare che che sia un retaggio di una società, per esempio pastorale, che va e recupera la palla per andare nel campo nemico, ma sono del tutto illazioni. Ecco, quello che mi interessa segnalare è che lui coglie molto bene che non c'è una simbolica automatica nei giochi. Voi vedrete dei giochi, per esempio queste piramidi umane che fanno, perché si fanno? Probabilmente sono legate anche a mestieri di facchini, sono legate a atti di devozione, ma il significato è sempre molto aperto ed è negoziale ed è dato in questo senso dalla comunità. Non ho se non il tempo per dire, ecco, della contemporaneità dovremmo avere un'attenzione particolare, perché molto spesso siamo invitati ad avere un atteggiamento, pensate la presenza nella televisione di modalità ricreative e ludiche con cui si vive la vita. Ma perché? Ma con quale vantaggio? E forse con quale tentativo di sopprimere la nostra sensibilità critica? Quindi quando, diciamo, con interesse seguiamo le comunità ludiche, che qua hanno una loro forte presenza, bene, dobbiamo anche interrogarci se tutto questo, diciamo, favorisce la nostra flessibilità, la nostra riflessività, oppure se non in qualche modo ottunde il nostro pensiero critico. Punto e basta. A questo punto iniziamo i vari interventi e le varie sfaccettature del Bateson mondo che abbiamo introdotto. Il primo intervento è di Antonella Andriani, insegna storia del design all'Accademia di Belle Arti di Verona, direttrice del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate. E in questo caso la fetta di Bateson relativa al gioco che entra in azione è soprattutto quello che dicevamo della creatività, cioè progettare ha a che fare col entrare in un sistema di regole e giocare con quelle regole, però creando un qualcosa che non è già garantito in modo automatico. Quindi il mondo dell'arte, della progettazione, in buona parte gioca proprio in quest'area che, come avete visto, la riflessione di Bateson ha toccato. Quindi il mondo del design, eccetera, insiste proprio su questo filone di esperienza. La parola a Antonella Andriani. Allora, grazie, i ringraziamenti sono doverosi, quindi grazie agli organizzatori di questa bellissima manifestazione con un calendario così ricco, naturalmente grazie ai curatori di questo incontro, il terzo grazie a voi che insomma ci ascolterete e nel mio caso per il prossimo quarto d'ora. Allora, Bateson è un autore che comunque entra nel mondo del progetto ed è frequentato soprattutto da chi si occupa di design della comunicazione per le sue riflessioni sulla metacomunicazione, sulla valenza segnica. Quindi è un autore conosciuto da chi appunto si occupa di design della comunicazione. Noi nel prossimo quarto d'ora ci occuperemo nello specifico di design, gioco e innovazione, perché secondo Bateson attraverso il gioco si può creare innovazione, così come attraverso il gioco si può apprendere con maggiore semplicità e maggiore efficacia, quindi faremo alcune riflessioni. Doveroso è però chiarirsi sui termini. Allora, cominciamo a capire che cosa sono design, gioco, con gli occhiali del designer, cos'è l'innovazione. Allora, mi piace ricordare Achille Castiglioni, perché Achille Castiglioni era un designer istrionico in una certa misura. Arrivava, quando insegnava, arrivava a lezione con le valigie piene di oggetti, quindi era molto coinvolgente in questa sua dimensione quasi ludica di fare lezioni. E nel progetto lui ci ha lasciato tutta una serie di aforismi che sono sempre molto divertenti, tipo se non siete curiosi lasciate perdere. No, diceva, bisognerebbe progettare partendo da quello che non si deve fare per poi trovare alla fine quello che si deve fare. Allora, in questa dimensione mi ricorda molto Bateson, il paradosso dei giochi, cioè ragionare al contrario, perché questo ci dà la leggerezza di poter rompere le regole, no? In questa dimensione cambiare ed evolvere e innovare. Ops. Ok,
Che cos'è il design? Secondo l'Associazione Mondiale delle Associazioni del Design, il design è ha a che fare con la creatività. Ma spesso, questo perché tradizionalmente, soprattutto in Italia, si inizia a parlare di design a pieno titolo a partire dal secondo dopoguerra, si associa il design ai prodotti, alle cose, in particolare in Italia al car design oppure alla progettazione degli arredi, così come i maestri del design spesso hanno una formazione da architetti. Viceversa, nell'evoluzione della disciplina, il designer è colui che si occupa non solo dei prodotti, ma anche dei processi, quindi il come vengono fatte le cose e i servizi, cioè laddove bisogna progettare qualcosa che non ha una fisicità, il bike sharing, il car sharing, cose di questo tipo. L'utopia, il pensiero ultimo del design è comunque quello di migliorare la vita dell'uomo, includendo professioni diverse. Quindi mi è particolarmente familiare questo contesto, questo frame, direbbe Bateson, in cui diverse professioni sono coinvolte per confrontarsi e per proporre idee nuove. Là di per spiegare il design utilizza la metafora dell'arcipelago, perché abbiamo capito che la disciplina è andata avanti, quindi a questo punto non si tratta più di progettare solo degli oggetti, una bottiglia, un microfono, un orologio, un armadio, ma il designer è chiamato ad essere il tessuto connettivo, il mare che in qualche modo armonizza i diversi saperi e valorizza quelli che sono i valori e le qualità dell'esistenza, no? Quindi di fatto ci sono dei valori aspirazionali come la bellezza, la saggezza, piuttosto che l'equilibrio. Allora capite che è un modo di fare progetto che è decisamente più complicato anche. Arriviamo al gioco. Allora, il gioco, senza addentrarci troppo, i designer hanno capito che il gioco è un elemento fondamentale della condizione dell'esistenza umana, e siccome il design pone al centro l'uomo, secondo delle metodologie di human-centered design, addirittura oggi si parla di social-centered design, quindi comunque l'uomo o la società nel suo complesso sono al centro della progettazione. E se il gioco è una componente importante della vita, evidentemente il gioco diventa qualcosa con cui i designer si sono cimentati e si cimentano. Ricordo solo Schiller a suffragare questa posizione per cui il gioco è molto importante, l'uomo è completamente uomo solo quando gioca. Qualcuno altro, anche perché in questo frame ci piace anche giocare. Un aforisma popolare ricorda che la differenza tra uomo e bambino sta nel prezzo dei loro giocattoli, no? Ovviamente non c'è una nota sessista, le ragazze ridono, ma è l'uomo in quanto essere vivente. Cos'è l'innovazione? Di nuovo, il design inclusivo fa riferimento alla teoria dello sviluppo economico, quindi quando si parla di innovazione, l'innovazione può riguardare beni o prodotti, oppure può riguardare processi per ottenere questi prodotti, quindi il processo di progettazione, il processo di distribuzione, il processo di comunicazione. E questo è coerente con lo sviluppo della disciplina del design. Gioco e innovazione. Anche per chi non ha approfondito Bateson, però vi assicuro che per la comunità del designer questa dimensione ludica è comunque considerato un atteggiamento per innovare, quindi ci piace pensare che fortunatamente noi non lavoriamo, giochiamo, no? Abbiamo questo privilegio, perché viceversa la vita sarebbe molto triste, no? Con messaggi sterili, di nuovo, come ci diceva Bateson. Adesso proviamo a capire e vi farò vedere tre esempi nell'arco di un secolo di attitudini progettuali, quindi essenzialmente di design, che ha utilizzato il gioco. In particolare parleremo dei bambini, ma potrebbe valere in contesti diversi per gli adulti, per evolvere, quindi per apprendere meglio. Il primo personaggio non è un designer, ma surprise surprise, è una pedagogista. Maria Montessori, perché Maria Montessori? Perché noi la conosciamo tutti per aver dato, così avviato la pedagogia scientifica, studiato medicina, un po' come Bateson è un
un personaggio eclettico. E qualche anno fa è stato organizzato un convegno a Chiaravalle che riconosceva in Montessori, Montessori designer. Allora mi piace parlare di Montessori perché da non montessoriana, quindi non ho studiato in una scuola Montessori, però oggettivamente Montessori ha operato come un designer. Quindi non è importante tanto la formazione, sembra un paradosso, di nuovo, per noi che ci occupiamo di educazione in accademia, ma i designer riconoscono i propri simili, indipendentemente dalla formazione, siano essi ingegneri, architetti o, come in questo caso, medici e antropologi in una certa dimensione. Perché Montessori designer? Perché Montessori ha sviluppato una teoria e ne ha dato applicazione pratica, progettando concretamente le arredi delle case dei bambini, ha sviluppato degli oggetti di supporto alla teoria e si è occupata direttamente anche della comunicazione, della rete di relazioni necessarie per dare seguito e per sviluppare il metodo, e addirittura è titolare di brevetti di alcuni oggetti, no? Quindi un personaggio davvero strano. Un quadro riassuntivo, vediamo alcuni oggetti brevemente. Allora, qui attraverso il gioco di riconosci le coppie, cioè le tavolette che hanno lo stesso peso, i bambini bendati sviluppano delle capacità tattili, piuttosto che devono metterli in ordine per peso. Quindi questo è un gioco, è un'attività che viene proposta come attività ludica, ma che permette di acquisire e di consolidare in maniera molto così insistente e consistente una capacità. Altro esempio, la Torre Rosa. Noi tutti abbiamo impilato cubi quando eravamo piccoli. L'aspetto interessante è che attraverso questi cubi si apprendono anche delle capacità di natura matematica, perché il cubo non è un cubo di una dimensione qualsiasi, ma questa è una torre fatta di 10 cubi che decrescono secondo un'unità fissa che è il centimetro. Quindi i bambini piccoli non hanno cognizione del sistema metrico decimale, però cominciano a acquisire, a masticare i principi. Ancora più sofisticato, adesso non entro nel merito perché ci vorrebbe più tempo, però a chi interessa ne possiamo parlare. Credo che ricordiate un po' tutti, abbiamo fatto la fatica di ricordare a memoria lo sviluppo del quadrato dei binomi, senza capire a che diavolo servisse questa cosa. Questo oggetto dà manifestazione fisica e ci fa capire che cos'è il quadrato dei binomi, cioè il perché, vi ripeto, se qualcuno poi è interessato ne parliamo, perché la spiegazione sarebbe articolata. Il messaggio importante è: anche la matematica, che è un linguaggio simbolico, quindi astratto, che ha la sua importanza, però di fatto, se ha una manifestazione fisica e ludica, quindi componi e scomponi, si può in qualche modo agevolare l'apprendimento. Secondo esempio, Bruno Munari, artista e designer, che viceversa poi si è occupato di pedagogia. In questo caso alcuni esempi. Allora, il gioco dell'ABC, scusate, ABC con fantasia. Allora, il gioco qual è? Attraverso degli elementi molto semplici è possibile costruire dei paesaggi, quindi dei percorsi, delle forme, quindi inventare soluzioni nuove, oppure avvicinarsi alla scrittura, addirittura al lettering, riconoscendo gli elementi distintivi. Questo perché ricordiamo che Munari diceva che la creatività è la capacità di combinare degli elementi conosciuti, quindi a partire da elementi molto, molto semplici. Allora, questo sviluppare la creatività, la capacità di combinare, è sicuramente una qualità che poi nella contemporaneità è molto, molto utile. Altro gioco, il gioco del più del meno, se avete capito il principio, agisce sullo sviluppo della creatività. Quindi sono 72 carte che si possono sovrapporre, perché in parte sono opache e coprenti, in parte trasparenti, per costruire dei paesaggi. Quindi si lavora per addizione, sottrazione e sovrapposizione per andare a costruire essenzialmente oggetti nuovi, e queste sono delle capacità che, una volta interiorizzate, diventano un approccio, un abito mentale che quindi va oltre l'attività ludica, diventa un modo di essere. Nel 77 procederà, quindi svilupperà i laboratori tattili fino
al punto in cui oggi si parla di metodo appunto Munari. Arriviamo al terzo personaggio, al nome di una persona, Arduino, ma non è una persona, è una scheda elettronica che può essere programmata, nasce nel contesto di Ivrea, questa scuola aperta nel 2001 su iniziativa di Olivetti e Telecom, con l'obiettivo in qualche modo di diffondere l'elettronica per tutti, no? Quindi la scheda doveva costare 20 euro in modo che rinunciando a una cena si potesse comprare una scheda. Le applicazioni dal 2005, quando è stata creata, fino ai giorni nostri, hanno una dimensione planetaria, cioè ci sono delle comunità. Io non conosco la dimensione delle comunità di bezzoniani, però vi assicuro che tra qualche giorno ci sarà la Maker Faire di Roma ed è assolutamente frequentata. Allora, anche con Arduino vengono sviluppati dei giochi, questo è un Pinocchio contemporaneo, e la novità è che non è Pinocchio, quindi non c'è un richiamo al passato, ma tutti i componenti possono essere stampati attraverso le stampanti 3D. È un progetto open source, quindi il tema è uno si scarica il progetto, ha la stampante 3D oppure va in un Fab Lab e stampa i componenti, li assembla e progetta, programma Arduino e gli fa fare delle cose. Di per sé questo potrebbe sembrare anche semplice. La dimensione del gioco e rompere le regole sta nel fatto che, siccome il progetto è open source, si possono cambiare i componenti. Quindi di fatto questo che è un Pinocchio, adesso non va a diventare, può diventare Biancaneve, però può diventare un ibrido di qualsiasi altra cosa. Visto che il nostro frame, e vado a chiudere, è quello del toccati, quindi la valorizzazione del passato, mi piace anche riflettere su una considerazione. Il gioco è importante, ma è altrettanto importante studiare la storia, valorizzare le tradizioni, e noi tutti in fondo siamo qua oggi a riflettere su un autore del passato, perché lo studio del passato, lo studio delle esperienze passate rappresentano il terreno fertile su cui proseguire dei discorsi. Allora, siamo partiti da Montessori, un altro esempio emblematico è Froebel e in particolare costruire con i piselli. Froebel ha sviluppato un sistema di ventidoni, un po' come Montessori, il 19° è quello che riguarda la costruzione di strutture più o meno semplici o complesse a partire da elementi semplici. Allora, la sollecitazione è quella di dire, a partire, io non so se chi ha sviluppato il Geomag aveva in mente Froebel, se era rimasto così affascinato quando era bambino, ma mi piace pensare che ci sia una continuità tra questi due progetti. E il Geomag, che riguarda tutto sommato la contemporaneità, è stato premiato con l'award del gioco, in qualche modo, della tradizione, no? Quindi sono già trascorsi praticamente 15 anni. Takeaways, conclusioni. Cosa ci portiamo a casa da questa cosa? Da questo intervento. Là, sicuramente l'attualità del pensiero di Bezzone, non lo dico per piaggeria, ma è effettivamente attuale, perché le teorie che ha formulato sono talmente aperte e connesse con la realtà da assestarne la validità. Il passo successivo, il passo in più è il fatto che sulla base delle teorie di Bezzone, questa importanza del gioco, grazie all'intelligenza collettiva, quindi la rete ci dà la possibilità di accelerare in qualche modo la riflessione sulle regole, sul sospendere il gioco, cambiare le regole e proseguire, quindi può diventare ancora più potente. Talmente potente che qualcuno ha pensato di lavorare facendo sì che anche nel mondo reale si agisca secondo le regole del gioco, perché il gioco implica comunque il rispetto dell'avversario, la celebrazione del vincitore, comunque una forte motivazione. Quindi c'è chi
ha parlato di gamification, che è proprio il trasferimento di questo atteggiamento nel mondo reale che arriva dal gioco, che è molto potente, perché se ci pensate noi comunque passiamo molto del nostro tempo anche giocando, e questo è molto positivo, però queste energie potrebbero essere anche orientate per fare delle cose, no? Scopo sociale o cose di questo tipo. Ultimissimo punto, guardiamo al passato per progettare il futuro, perché se non sappiamo da dove arriviamo non sappiamo neanche dove possiamo andare. E con questo ho concluso. Credo di aver sforato come al mio solito. No. Grazie. Grazie. Prossimo intervento è di Chiara Rabbiosi, geografa culturale dell'Università di Bologna, nel campus di Rimini. Anche in questo caso stiamo andando a vedere varie facce di Bateson, come diceva, è un autore connesso, influenza ambiti disciplinari con cui quali apparentemente non aveva niente a che fare. La testimonianza che viene da Chiara, dalla geografia culturale, fa vedere proprio una delle tante ramificazioni che i concetti sviluppati da Bateson nel suo percorso trovano in ambiti disciplinari che lo prendono, riutilizzano. C'è un che di ludico anche nel riutilizzo del pensiero di Bateson, proprio come quando uno mette gli elementi dei Lego e ognuno li usa costruendo cose diverse. Quindi intervento di Chiara Rabbiosi. Bene, allora anch'io inizio ringraziando le varie scale di persone coinvolte in questo festival fino a noi che siamo qui adesso. E poi passo subito a mettere le mani nella mia presentazione. Ok, i tempi sono lì. Allora, io appunto lavoro a Rimini, dove c'è una sede dell'Università di Bologna. Ovviamente, come quasi tutte le persone che lavorano lì, ci occupiamo di turismo. Io però non mi occupo tanto di turismo per il turismo, ma mi occupo della relazione tra turismo e luoghi, quindi in una prospettiva di ricerca sociale. E ho provato per questa occasione a pensare, a dire qualcosa su il turismo in quanto gioco. Il turismo è sicuramente, in un certo qual modo, un gioco attraverso il quale impariamo a conoscere i luoghi che sono lontani, ma per opposto anche i luoghi che sono vicini. Tanto che le riflessioni di tutti coloro che si occupano di turismo nell'ambito di ricerca sociale oggi è di dire che in realtà il turismo è diventato una pratica talmente quotidiana che tante volte abbiamo incorporato, utilizziamo il nostro corpo, il nostro modo di guardare, il nostro modo di interagire con lo spazio, utilizzando le competenze che abbiamo accumulato viaggiando. È un gioco piuttosto diffuso. Se andiamo a guardare i dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, ci dicono, non so, 1.000 milioni di persone hanno viaggiato nel 2014, ci dicono che sempre più persone provenienti da strati diversi della società viaggiano, e ci dicono che sempre più luoghi, città, paesi vogliono aprirsi al turismo, perché ovviamente, non possiamo nascondercelo, è anche un settore economico particolarmente fiorente. È un gioco relativamente recente, lo possiamo far nascere intorno alla rivoluzione industriale. Della rivoluzione industriale ha seguito peraltro per opposto anche una serie di step, e oggi sta transitando in una sorta di post-fordismo turistico, no? E non parliamo più di o turismo balneare o turismo della natura o turismo di massa, ma parliamo di turismi plurali, al plurale. Io intervengo qui come geografa culturale, cioè quel tipo di geografo che si occupa di spazio non tanto e non solo come contenitore nei suoi aspetti fisici materiali, come una superficie che potremmo ritagliare, ma piuttosto di spazio così come viene costruito dalle relazioni, quindi l'insieme di contenitori e contenuti, l'insieme di aspetti materiali ma anche simbolici, immaginari e anche praticati relazionali. A me piace questa immagine, che è stata scattata fuori dall'aeroporto di Berlino qualche anno fa, nell'ambito in realtà di una campagna di marketing territoriale. Il branding territoriale è notamente un'operazione di messa in cornice di determinati aspetti, asset territoriali, che si ritengono strategici per attrarre delle persone.
utilizzo questa foto anche in senso metaforico per ricollegarmi alla questione di Bateson che qui stiamo sollevando, ovvero di cercare di capire quali sono le cornici che ci fanno capire che stiamo giocando a quel gioco che si chiama turismo. Utilizzo però a riferimento al termine di cornice, o comunque prendo Bateson passando per qualcun altro in realtà, che si chiama Irving Goffman, che non era un geografo culturale, era però di nuovo un pensatore trasversale, e che ha parlato di vita quotidiana come rappresentazione, tra le tante cose che ha fatto, e di nuovo da Bateson ha preso il termine di cornice, e io lo utilizzo un po' più facendo riferimento a Goffman che non a Bateson direttamente, ma soprattutto mi interessa riprendere qui questa metafora drammaturgica della vita quotidiana come rappresentazione. Goffman ci dice: noi siamo sempre... La vita quotidiana è un po' come stare su un palcoscenico in cui tutti noi siamo degli attori che abbiamo dei ruoli e che poi ogni tanto dismettiamo nelle situazioni, nei contesti di retroscena, o semplicemente li cambiamo, forse un altro ruolo. A me interessa però perché tra i primi studi di turismo e ricerca sociale, un lavoro della fine degli anni 70 di Dean McCannell, il turismo è stato proprio inteso come un continuo passaggio tra momenti di ribalta, di palcoscenico creati apposta per i turisti e volontà dei turisti stessi di guardare cosa succede dietro le quinte alla ricerca di una anelata autenticità o di entrare in contatto con qualcosa che è altro da sé. Cerchiamo un pochino di entrare in un palcoscenico in questo momento. Ho scelto questa foto che è stata scattata a San Marino. San Marino, la più antica, forse più piccola repubblica d'Europa, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2008. E se noi andiamo a visitarla, capiamo che è un luogo altamente turistico, direi quasi iperturistificato per certi versi, e volevo un pochino riflettere su quali sono gli elementi che ci fanno capire, che definiscono San Marino, in questo caso, come uno dei palcoscenici su cui si gioca il gioco del turismo. Possiamo iniziare a guardare gli elementi, gli indicatori che arrivano dal paesaggio. San Marino sono state messe in atto tutta una serie di politiche per la salvaguardia del costruito, ma non di tutto il costruito, di quel costruito che rimanda a una selezione di elementi strategici che hanno a che fare col passato medievale che viene proposto per la promozione turistica di San Marino. Ovviamente San Marino è moltissime altre cose, tutti noi lo sappiamo. Però qui c'è questo tipo di selezione e la messa in atto di politiche che vanno a iscriversi anche sul paesaggio e che aiutano a riconoscere quella situazione così. Ci sono poi degli altri indicatori, potrebbero esserci tutta la segnaletica creata ad hoc per i turisti, piuttosto che il paesaggio commerciale. Tutti i negozi di San Marino sono tendenzialmente rivolti a uno specifico tipo di clientela che rimanda a quel gioco che è il turismo. Ma in queste immagini abbiamo anche un altro aspetto e vediamo dei personaggi che stanno facendo una vera e propria performance, una rievocazione medievale, sempre coerente con quell'immaginario di San Marino che è stata selezionata per il turismo, e quindi propriamente recitano. Però se ci limitassimo a questa interpretazione, che può essere poi ovviamente anche decostruita, sembrerebbe che in questo gioco del turismo in realtà c'è qualcosa sul palcoscenico creato apposta per i turisti e noi come turisti siamo invece giù dal palco che guardiamo e non partecipiamo a questo spettacolo, ma invece non è così. In realtà i turisti stessi sono degli attori tendenzialmente inconsapevoli della definizione del gioco turismo. Questa immagine è stata scattata a 30 km da San Marino, a Rimini, su una delle vie vicino alla marina di Rimini in estate, in cui la gente, in questo caso i turisti che vengono al mare, passeggiano esponendo i propri corpi che sono abbigliati e si comportano, si relazionano con lo spazio in un certo qual modo.
queste persone non stanno mettendo in scena una performance progettata come nel caso della performance medievale di San Marino, ma di fatto definiscono la via di Marina Centro in quanto luogo turistico. E questa è la loro performance inconsapevole, assolutamente significativa nel definire quel gioco, perché in altre stagioni, se avessi fatto questa foto nello stesso luogo alle 9 di mattina oppure in un altro mese dell'anno, avrei avuto tutta un'altra atmosfera e forse non ci sarebbero stati elementi per definire quel gioco in quanto turismo. Io vi ho fatto vedere due immagini piuttosto tradizionali legate al turismo e volevo invece avvicinarmi alla conclusione facendo vedere due immagini che hanno a che fare con delle tendenze più recenti rispetto alla pratica turistica e di conseguenza anche alla produzione di prodotti per il turismo. L'immagine che vedete dove ci sono le persone dal pesce, in un mercato con del pesce esposto è stata scattata a Parigi ed è un'immagine che io ho preso da un sito che promuove qualcosa che si chiama turismo partecipativo. Infatti sembrerebbe che sempre più spesso o sempre più turisti con questa voglia di andare a vedere cosa succede dietro alle quinte, sempre più scontenti e sempre più in grado di riconoscere quelle situazioni create ad hoc per loro, stiano cercando di andare a osservare dei luoghi le cose più banali, uscire dai sentieri battuti, entrare nella quotidianità, andare a vedere il mercato e cercare di parlare col pescivendolo. Questa è una cosa che tra l'altro già diventa prodotto attraverso le associazioni che promuovono questo tipo di turismo, che spesso sono peraltro anche molto legate all'imprenditoria sociale, in un'ottica di favorire delle forme di turismo più sostenibili dal punto di vista sociale, culturale, ambientale, via dicendo. Questa è una tendenza e a me interessa per poi riflettere alla fine su come si sono spostate le quinte che definiscono la distanza tra palcoscenico e retroscena, piuttosto che come stanno cambiando le cornici che definiscono il gioco turismo. La seconda, completamente diversa, ma mi serve a riflettere sulla stessa domanda, ci fa vedere una app con cui, puntando in questo caso a Checkpoint Charlie, se non sbaglio, a Berlino, ci appaiono sullo schermo una rievocazione, non appunto corporea materiale come nel caso di San Marino, ma appunto digitale. E i telefonini, tutti questi apparati digitali, mobili, miniaturizzati, si stanno sostituendo sempre di più, non solo alle macchine fotografiche, noi stessi dare un riquadro al luogo che stiamo guardando mentre viaggiamo, ma sono sempre più utilizzati per avere informazioni sui luoghi che visitiamo e non solo avere informazioni, ma avere informazioni giocando. E qui rientra tutto il tema del gaming, tra l'altro, che in ambito turistico in questo momento è un altro settore che vale la pena esplorare. Questo è un esempio di gaming, utilizzare una app che in certo qual modo mutua degli aspetti dai videogiochi per interagire con i luoghi. E però il tipo di relazione che si instaura col luogo è completamente diversa da quella che si instaurava o che si instaura nell'altra immagine, no? È attraverso lo schermo e attraverso il gioco. Per concludere, quindi, io vi ho fatto vedere una serie di messa in cornice dei luoghi turistici e di situazioni turistiche, cercando di far vedere un pochino questo passaggio tra ribalta e retroscena, ma a me appunto quello che interessa oggi è continuare a chiedermi quali sono oggi le cornici che ci aiutano a riconoscere una situazione in quanto turistica. La mia risposta è che forse al momento, generalizzando un pochino ovviamente perché dobbiamo poi tenere conto di tantissime variabili anche legate alla stratificazione, queste quinte non è che non esistono più, ma sono sempre più diffuse, sono sempre più rimesse in gioco e il palcoscenico sul quale operatori per il turismo, turisti stessi si muovono è un pochino la città diffusa. Questa forte distinzione tra ribalta e retroscena viene meno
e che in questo momento viene anche utilizzata in chiave marketing, questa diminuzione di ribalta e retroscena, per promuovere delle forme di appropriazione del territorio rivolte non solo e non tanto a coloro che vengono da lontano, ma anche a chi è nella città in un determinato luogo vive e che può utilizzare questo tipo di gioco per riprendere conoscenza con il proprio contesto dopo decenni in cui forse in seguito all'iperindustrializzazione, una serie di trasformazioni tipo macro, invece questo tipo di relazione si era andata un pochino perdendo. E con questo io penso di avere finito. Grazie all'intervento di Chiara. Il prossimo intervento invece è di Nicolò Tedeschi, che è un ex studente dell'Accademia di Belle Arti che da anni si muove su un circuito internazionale di produzione di videogiochi, quindi il livello alto della circolazione, non un divertissement da cameretta. Rispetto invece al nostro mondo bezzoniano, insiste molto sulla questione che si era detto del rapporto tra realtà e finzione. Un videogioco è un'esperienza immersiva, ma diventa immersiva nella misura in cui è progettato in modo efficace per creare e abbattere la dimensione della fiction che è il videogioco. E il progettista è quella la sfida che deve reggere, che è una sfida artistica ma è anche una sfida intellettuale con cui, come dire, uno fa le scarpe all'immaginario e all'esperienza dei sensi del fruitore del videogioco. Quindi un'altra fetta della riflessione bezzoniana che, come dire, con cui ci si incoccia operando in un settore progettuale. Buonasera, ho il piacere di tediarvi nei prossimi 15 minuti con questo intervento nel quale cerco di raccontarvi il processo creativo che sostanzialmente ha portato alla nascita di questo videogioco che si chiama Mirror Moon EP, uscito nel 2013, sviluppato da me, Pietro Righiriva e un nostro caro amico Paolo Taillé. Ma prima un piccolo background. Io lavoro nel settore dei videogiochi ormai da quasi 6 anni, ho fondato nel 2010 un piccolo studio di design dell'interazione di giochi e videogiochi a Milano con il mio amico e socio Pietro Righiriva. E purtroppo, per fortuna, siamo ancora una delle poche realtà in Italia di questo tipo. Alcuni dei lavori che probabilmente non conoscerete sono Mirror Moon EP, di cui parleremo più ampiamente dopo, Escape from the Aliens in Outer Space, o Fuga dagli Alieni nello Spazio Profondo, che è invece un gioco in scatola di carte, foglie e matite, profondamente basato sul concetto di bluff, è una sorta di gatto e topo ambientato, che prende a piene mani dall'ambientazione sci-fi anni 80, sci-fi horror, e Fotonica, che invece è un altro gioco che inizialmente abbiamo sviluppato come prototipo nel 2011-12, ha partecipato in una collaterale della Biennale di Venezia nel 2012 e l'abbiamo poi rivisto e ricorretto l'anno scorso ed è uscito per iOS e Android Devices, ed è stato anche una release piuttosto fortunosa perché è stato selezionato tra le 25 migliori app del 2014 da Apple. In questi anni però io e Pietro ci siamo occupati molto e con grande interesse dei perimetri e delle convenzioni attorno a cui i giochi, e specialmente i giochi digitali, avvengono. Quindi dei componenti e delle premesse, potremmo dire, che vanno a formare il gioco stesso. Quella che Bateson, come ormai avete sentito nei vari interventi, definisce la cornice. E non solo lui, perché molti altri ludologi del Novecento, diciamo, si sono preoccupati di cercare di definire che cosa fosse la cornice e se fosse in qualche modo definibile il termine di gioco in modo da poterlo descrivere. La cornice
Io avevo preparato una piccola spiegazione, ma avete ormai capite cos'è. In ogni caso è quel perimetro, quel territorio fisico ma anche psicologico solitamente ben definito entro il quale il gioco accade. Entro di esso vigono le regole del gioco, mentre fuori potremmo dire che torniamo alla realtà, anche se realtà è un termine che non ha un grande significato. Ovviamente molte cose contribuiscono alla creazione della cornice, possono essere le componenti di gioco, le regole, l'ambiente, l'inquadramento psicologico, le convenzioni culturali e molte altre cose. E solitamente è il lavoro del designer di rendere la cornice il più chiara e definita possibile. Ma la domanda che ci siamo posti noi è: possiamo come designer lavorare a giochi che non hanno cornici? O meglio, non è possibile l'assenza della cornice nel gioco, ma possiamo studiare giochi che hanno volutamente, per design, per progetto, confini mobili, rotti o che fanno affidamento e che fanno più affidamento alla cultura e all'inventiva dei giocatori nel loro tentativo di colmare quei buchi volutamente lasciati dal designer? La risposta secondo noi è sì, e i giocattoli ne sono un chiaro esempio. C'è una grossa differenza secondo noi tra gioco strutturato e giocattolo, in quanto il giocattolo, a differenza del gioco, è un catalizzatore di gioco, ma non fornisce tutte le regole e la gabbia di gioco. C'è una grossa componente da parte del giocatore o dei giocatori nel costruire un gioco con uno strumento che lo catalizza, invece che utilizzare un gioco come potrebbe, un esempio stupido potrebbe essere Risico, che ha delle regole molto strette e ci chiede di essere interpretato solo ed esclusivamente in quella maniera lì. Nell'ambiente digitale questo è un problema non da poco, perché la realtà è che il computer solitamente viene inteso come macchina suprema che, in grado di, essendo capace di calcolo, viene spesso utilizzato come arbitro supremo delle condizioni di gioco, e quindi l'approccio classico al computer è quello di utilizzarlo proprio come arbitro. Il computer impone all'interno del gioco una serie di regole calate dall'alto e i giocatori non possono fare nulla nel tentativo di distruggere, modificare o apportare qualcosa di proprio nel cambiare queste regole. Questo è un gioco molto interessante che invece va verso un tentativo di indagine di giochi digitali che rompono questa idea della cornice definita, che si chiama Sword Fight, fatto da un ragazzo e una ragazza di New York, che sono Ramsey Nasser e Kao Abe, dove praticamente dobbiamo indossare due joystick dell'Atari che hanno tipicamente un'asticella e un bottone, usarli attorno, legarceli attorno alla vita, ci vengono legate le mani dietro la schiena e dobbiamo cercare di colpire il bottone dell'altra persona. Questo è un gioco in cui il computer l'unica cosa che si preoccupa di fare è vedere se il bottone è stato schiacciato oppure no, ma il computer non si interessa di dire quali sono le regole all'interno dell'ambiente di gioco per cui che sono ammesse o non sono ammesse. Sono i giocatori che da partita a partita interpretano l'ambiente di gioco in maniera individuale e decidono che cosa è ammesso e che cosa no. Tra l'altro siamo molto cati ed è una caratteristica tipica dei giochi di strada o di alcuni giochi di strada, come potrebbe essere Darsela o Ce l'hai, piuttosto che Rialzo, giochi di questo tipo, in cui le regole sono qualcosa di vago e di popolare che tutti condividiamo ma che in realtà tutti conosciamo in maniera un po' diversa. E tutte le volte che si instaura un gioco di Darsela, ad esempio, con delle persone nuove, l'ambiente, le modalità di gioco del Darsela cambiano e si modificano costantemente. I giocatori hanno autorialità. La critica che può essere mossa a questo processo è: ma non è solo scarsa progettazione, non è bad design questa cosa? In realtà quello che stiamo cercando di fare noi è trovare un giusto mezzo tra la quantità di regole che vengono calate dall'alto e la quantità di regole che possono essere create dai giocatori. I punti principali che abbiamo individuato all'interno del gioco rotto, diciamo, o della cornice aperta, sono buchi o inesattezze nelle regole,
componenti ambigue e regole di vittoria poco chiare o inesistenti. In quest'ottica, uno dei nostri esperimenti più riusciti, se vogliamo, è proprio Mirror Moon EP. Faccio vedere un piccolo trailer. È uscito nel settembre 2013 ed è stato finalista all'Independent Gaming Festival del 2013, sempre a San Francisco. Uno dei tanti nostri giochi che, come dicevo prima, si confronta con le cornici di gioco e la possibilità di romperle e modificarle. Ci sarebbe l'audio, ma... non si sente, non penso. Tempo è tiranno e quindi schippo. Mirror Moon EP è un gioco di esplorazione spaziale, il cui tema e obiettivo primario è l'esplorazione stessa, non ha un obiettivo finale, è far sì che i giocatori facciano esperienza dell'esplorazione, in un universo generativo condiviso con altri giocatori. Nulla è spiegato al giocatore e all'inizio o in qualsiasi altra fase di gioco, che dovrà così tentare di interpretare in maniera autonoma le varie dinamiche che sottintendono l'universo di Mirror Moon. Le componenti principali del gioco sono l'interfaccia di navigazione, con cui possiamo navigare da un sistema stellare all'altro, i pianeti e il rapporto con il loro satellite, in quanto ogni pianeta propone un puzzle esplorativo, ma l'obiettivo non è risolvere il puzzle, ma è il puzzle che ci aiuta a navigare il pianeta, perché sono dei pianeti completamente desertici e sarebbe difficile trovare quei pochi oggetti che li popolano. E l'ultimo aspetto è il multiplayer asincrono, cioè la possibilità di nominare le proprie scoperte, perché l'universo è online ma i giocatori non si vedono mai tra di loro. L'unica cosa che ci fa capire che ci sono degli altri giocatori in questo universo è che se si arriva primi su una stella si può nominare quel sistema, e quindi esploriamo un universo che mano a mano si popola perché altre persone hanno raggiunto alcune location di questa galassia prima di noi. Quello che abbiamo tentato di ricreare però con Mirror Moon è la sensazione di essere nello spazio, il brivido di muoversi su distanze incredibili in completo isolamento. Potremmo dire che Mirror Moon non è la simulazione del viaggio nello spazio, ma è la simulazione di un sogno. È realistico ed astratto per moltissimi aspetti, ma è fortemente connesso a ciò che noi percepiamo come lo spazio ideale, sostanzialmente. Però Mirror Moon come rompe la cornice? Sostanzialmente attraverso un forte uso dell'astrazione, nel tentativo di creare delle componenti, specialmente attraverso l'interfaccia di gioco che abbiamo creato dell'astronave, che fossero narrative prima che funzionali, ossia il modo in cui noi abbiamo costruito il gioco, a differenza di una pratica di design classico, è stata creare un'interfaccia complessa a tal punto che fosse capace di narrazione, perché il modo in cui i giocatori la interpretavano fosse sempre diverso. E quindi non abbiamo sviluppato i singoli oggetti con una funzione, ma abbiamo sviluppato un'interfaccia in potenza, sostanzialmente. La cosa curiosa è che diversi giocatori di Mirror Moon accendono o navigano l'astronave facendo sequenze diverse, perché hanno creato una loro sequenza privata, perché di fatto lo strumento interfaccia dà questa possibilità. L'esempio più facile per spiegarvi questa cosa è una piccola clip dell'accensione dell'astronave Nostromo in Alien, che è un gran casino di cose senza senso, assolutamente incomprensibili all'uomo, eppure è come se questa fosse la cosa più vicina all'astronave in potenza che abbiamo nella nostra memoria. È puramente narrativa, non esiste funzione studiata all'interno di questi oggetti, numeri a caso, su uno schermo, perché un uomo dovrebbe vederli, non hanno
nessun senso, lui schiaccia tre bottoni, poi apre una porta, tira giù una scheda, apre un altro coso, la mette dentro, apre un bottone, schiaccia un bottone, si accendono delle altre cose, entra in una stanza, ci sono un milione di bottoni, tutti hanno un nome sotto, tra l'altro poi c'è un close up, ma è chiaramente di un'inutilità, cioè non è un oggetto reale, nessuno costruirebbe un oggetto da utilizzare in questa maniera, eppure ha una forte capacità narrativa questo tipo di interfaccia. La questione è che più è basso il livello di astrazione e più è facile comprendere cosa ci troviamo davanti. Una delle principali ragioni per questa corsa al fotorealismo del mondo dei videogiochi e negli ambienti virtuali è presentare al giocatore un mondo di convenzioni ben digerite. Hanno qualcosa davanti che conoscono già. Però questo riduce il livello di ambiguità, perché quello che stiamo cercando di fare è cercare di risolvere un problema di comunicazione. Al tempo stesso, però, più è basso il livello di astrazione, più si abbassa la capacità dei giocatori di analizzare o speculare attivamente sul mondo in cui si trovano e sulle regole e le componenti di gioco. Quello che noi abbiamo cercato di fare sostanzialmente è stato creare un viaggio antropocentrico. In ultima analisi siamo noi che ci troviamo di fronte a qualcosa di inspiegabile, non sappiamo come spiegarlo e quindi proiettiamo qualcosa della nostra esperienza, della nostra esistenza su questo oggetto tentando di dargli un significato. È stata molto utile a proposito l'esperienza di il lavoro di Stanislav Lem, con cui chiudo, perché i suoi libri e la sua filosofia che passa attraverso i libri di Lem sono proprio questa idea che la fantascienza offre un'ambientazione perfetta per distanziare l'essere umano come esploratore dall'essere umano come territorio ultimo dell'esplorazione. Pretendendo di essere alla ricerca di qualcos'altro, in realtà scopriamo noi stessi. E questa idea di viaggio, che parte dalla filosofia di Lem, diventa il cardine attorno a cui ruota l'esperienza di Mirror Moon, in un universo partecipativo in cui ognuno, in maniera privata, fa un'esperienza molto soggettiva. E questo è il desiderio che abbiamo noi, dove speriamo che sia la direzione presa dai giochi digitali in futuro. Ecco. Grazie. Grazie Nicolò. Chiamerei gli altri due relatori sul palco, così stiamo facendo un po' di turnover, che sono Francesco Cuse e Jacopo Olivieri. Adesso, esatto. E quindi il prossimo è Jacopo Olivieri. Yes. Ok, parliamo sempre, ci muoviamo dai videogame, queste cose diciamo di aspetto futuristico, a una vecchia sostanza di cui sono fatti i sogni e la costruzione di realtà, che invece è la letteratura. Jacopo Olivieri, autore di libri per bambini, libri per ragazzi, è uno degli autori dei libri di Geronimo Stilton e di numerosissima altra produzione. Nasce come fumettista, poi si traduce in utilizzatore di parole. Ok, passo la parola a Jacopo. Bene, allora, ringraziamenti di rito e intanto l'organizzazione e al professor Ronzon che mi ha invitato qua stasera. Allora, diciamo che oltre a tutte le cose interessantissime che ho sentito dire stasera, ho poco da aggiungere sul profilo scientifico bezzoniano, se non quello di candidarmi come parziale sia soggetto che oggetto delle cose che sono state trattate, perché come già è stato introdotto sono una specie di autore olistico a modo mio, quindi passerò, credo, durante l'excursus da cose che mi riguardano sia come soggetto in campo che come oggetto di riferimento per quella che è l'applicazione del gioco in quello che faccio io. Questi sono esempi dei primi fumetti che feci negli anni 90 e questi saranno semplicemente per inquadrare un aspetto che, tirandolo per i capelli, definisco bezzoniano per quello che mi riguarda, e cioè che uno dei miei interessi è sempre stato, interessi così da autodidatta, è sempre stato quello della, andiamo indietro, quello dell'applicazione animale all'interno di ogni forma culturale, sia come interesse che come quello che facevo. Cioè, in tutti i fumetti che ho fatto in vita mia, i protagonisti erano animali. Questo sta andando a caso, però. Da lì sono passato anche all'esperienza teatrale. Tempo fa ci fu uno spettacolo
a Berlino alla fine degli anni 90, ispirato all'Hobbit e al Signore degli Anelli, di cui io curai parte delle scene, ma soprattutto i costumi. Questa cosa era uno spettacolo interattivo circense, nato come musical, ma che comportava una fortissima inclusione del pubblico, essendo uno spettacolo per famiglie. Per cui gli attori, i cantanti, eccetera, interagivano con i bambini del pubblico, spesso sequestrandoli durante le scene più memorabili, quando c'era il drago, l'attacco dei ragni, tanto adesso è uscita la trilogia al cinema, quindi tutti sanno di cosa parlo, e venivano coinvolti parzialmente nell'opera teatrale man mano che andava avanti, trattandosi appunto di spettacolo per famiglie. Questi che si vede sono i costumi degli orchi e dei nani, che peraltro lo spettacolo era a Berlino, ma furono realizzati in Italia, visto che si sa che gli artisti italiani in queste cose sono i migliori. Quest'altro esempio appena visto invece riguarda un altro aspetto sempre ludico zoologico, cioè quello di giochi per parchi a tema. In un'altra fase della mia vita, sempre perché disegnatore di animali comici, ho collaborato con ditte che realizzavano giocattoloni in resina che venivano poi inseriti nei parchi tematici, come fontane che buttano acqua e cose del genere. La cosa del parco tematico in sé è molto pertinente col discorso, perché il parco tematico è una cosa dedicata esclusivamente all'attività ludica, che in teoria coinvolge sia gli adulti che i bambini, e che è proprio una delle realizzazioni quasi di un bioma virtuale ma reso reale, che è proprio a metà tra il mondo del teatro e il mondo del fumetto, perché il primo a inventarsi i parchi tematici è stato Walt Disney, e i primi disegnatori delle tematizzazioni erano i disegnatori di Disney, che prima facevano solo fumetti e cartoni animati. E questa realtà alternativa, mi rallaccio un po' a quello che si diceva prima del turismo di San Marino, eccetera, è una specie, a me è una cosa dilagante. Si è partiti da Disneyland, qua abbiamo Gardaland, che è comunque uno dei parchi più grossi d'Europa, e è dilagata come moda, al punto che non esiste grande città che non abbia nell'immediata periferia, dal più piccolo parco dei divertimenti alla cosa più colossale, pensiamo a Las Vegas, che è la città tematizzata per eccellenza, ma ce ne sono migliaia in tutto il mondo ormai. Uno paga, entra, ed entra in un mondo ludico che addirittura è realtà virtuale resa fisica. I parchi più grandi, per cui meno non ho mai lavorato, ma vabbè, sono quelli che hanno addirittura aree una diversa dall'altra, cioè l'area dei pirati, quella con i dinosauri, ci sono gli otto volanti, ci sono le astronavi, uno passa da un'area all'altra e lì il gioco proprio si fa permeante, proprio come sostituto della realtà che uno ha lasciato fuori prima di entrare. E comunque, a parte questi belli excursus, la mia carriera recente, negli ultimi 5-6 anni, si è proprio invece dedicata a scrivere libri per ragazzi. Scrivere e non disegnare. Lì la mia cultura di disegnatore comunque mi è tornata utile nell'inventare le cose, nel descriverle. Qui, narcisisticamente, ci piazzo di nuovo Bateson, perché gran parte dei miei libri continuano quello che facevo prima come fumettista, cioè trattano argomenti legati molto al mondo animale. I libri che si sono visti prima, che tra l'altro sono stati di recente pubblicati anche in catalano, quindi siamo in argomento doppio col Toccatudi di quest'anno, e questi libri parlano di cose di fiction, ma che coinvolgono moltissimo aspetti come l'etologia, la paleontologia, la zoologia, chiaramente sempre in fase fantasiosa, ma con l'intento, un po' perché mi diverto io, ma anche di spiegare a chi legge, che sono bambini di 8-9 anni tendenzialmente, fatti storici, archeologici, ma soprattutto scientifici e zoologici reali, sotto la falsariga dell'avventura. Non, spesso anche con riflessioni archeologiche, esoteriche, ma diciamo che mi diverto a prendere cose che potrebbe fare Dan Brown per gli adulti e semplificarle per bambini, dando però chiare spiegazioni di cosa è fittizio e di cosa è ancorato al reale. E lì la componente ludica è semplicemente quella dell'autore che si diverte a scrivere e dei bambini che evidentemente
leggono i libri, i bambini protagonisti poi per eccellenza di questa organizzazione. L'altra cosa è che proprio mentre stiamo parlando, io e il gruppo di autori a cui faccio riferimento, che siamo una specie di movimento letterario come Wu Ming, ma specializzati nei racconti per l'infanzia, e ci facciamo chiamare gli Immergenti, stiamo proprio anche tentando la strada dei libri gioco, che purtroppo sono ancora in fieri, quindi adesso non ho esempi da farvi vedere, ma libri un po' come i vecchi Dove Wall-E, quelle cose in cui apri il libro, devi seguire il labirinto, cerca di trovare il personaggio, eccetera. In questo caso una cosa sempre un po' più metaculturale, nel senso che abbiamo allo studio atlanti di luoghi immaginari e anche mappe di città esistenti, ma con condensato tutta l'arte, la cultura, le cose tipiche di quella città in mega disegni stile Mordiglio o Iacovitti di una volta. Qui, anche qui la componente di gioco è molto forte, anche perché poi tutte queste cose sono ormai concepite, come abbiamo visto anche un attimo fa con il videomaker, sono concepite per essere poi supportate da più hardware, diciamo, cioè degli ebook, da potenziali puzzle, manifesti, libri già interattivi col bambino a prescindere, cose animabili e via dicendo. Questo invece è un eccerto teatrale di quando facevo teatro serio, che era un bozzetto realizzato per Liegi. Io ho promesso che sarei stato breve e la mia intenzione era di chiudere qui, a meno che non saltino fuori domande o cose varie. L'applauso è per la brevità, immagino. Ok, a questo punto rigiro, avete visto che stiamo muovendoci attraverso vari territori, ognuno che enfatizza un aspetto. Videogame, letteratura, bene. Il successivo passaggio, che è Francesco Cusa, che insegna batteria jazz al conservatorio di Lecce e di Monopoli, ha a che fare invece anche qui con una doppia attività, sia quella di musicista legato a improvvisazioni basate sulla conduction, che poi spiegherà in cosa consiste, ma anche un'attività letteraria come scrittore di in genere credo racconti brevi con un taglio molto acido, ironico e corrosivo. E quindi appunto di nuovo stiamo parlando di gioco, creatività, anche qui applicata a diversi media, musica, letteratura, quindi aiutano a far emergere il complesso lavoro esperienziale della creatività una volta che lo vedi trasportato su vari ambiti, no? Passo la parola a Francesco Cusa. Grazie. Stasera devo dire che insomma c'erano un po' quasi tutti gli stimoli che poi toccano la riflessione del mio quotidiano. Sono onnivoro, parlavamo prima, insomma, dal videogame al fumetto, appunto agli grossi esponenti dell'antropologia culturale, eccetera. Sono interessato in realtà a questa specie di ricerca che ormai prosegue da anni, che possiamo definire, volendo, sinestetica, nel senso, sì, il mio mestiere è fare il musicista, l'insegnante, però insomma ho assecondato negli ultimi anni questa vocazione di scrittura, ma i miei interessi spaziano ormai appunto dal mondo del videogame all'esoterismo, lo studio di Genon e soprattutto delle simbologie. Ora, lo studio delle simbologie, di cui, ripeto, Genon forse è stato in Occidente uno dei più importanti rappresentanti, me lo ritrovo ovunque, sostanzialmente nella musica che faccio e in queste forme di ritualità, come dire, del contemporaneo, che vengono ad attivarsi in maniera, come posso dire, a volte spontanea, casuale, a volte come nel sistema di questa cosa che andrò a fare stasera, che si chiama non a caso Naked Musician, no? Perché ovviamente è una sorta di messa a nudo di tutto ciò che è competenza, che è specializzazione, che è formazione, e che insomma mette in gioco un sistema, un cerchio, un semicerchio di energie tra i musicisti che devono scambiarsi informazioni. La cosa divertente appunto del gioco sta nel fatto che questi simboli, che sono appresi tramite un codice, insomma, che sostituisce di fatto la partitura musicale, no? Io ho creato tutta una serie di simboli con le mani, insomma, se verrete stasera
potrete insomma cercare di capire che significano. Alcuni simboli sono molto molto evidenti, no? Se dico così, ovviamente sentirete un suono che si alza di volume o si abbassa, eccetera. Ovviamente l'inganno, la trappola, che è poi ciò che più mi interessa, il cortocircuito, si attiva nella misura in cui uno fideisticamente o il musicista si riconosce in questa simbologia. E sentivo prima appunto la differenza tra la ritualità e il gioco sta proprio in questo, cioè chi aderisce totalmente al simbolo ne rimane in qualche modo intrappolato, chi in qualche modo lo usa per, come viatico per altro, per fare altro, per contravvenire alle stesse regole del simbolo, in qualche modo si libera. Se vogliamo è un processo nostro, contemporaneo di iniziazione, perché no? Tutto sommato il musicista, il musicista diretto da me, che ho questa funzione simbolica di direttore d'orchestra, ma come ho scritto in questo metodo, che comunque è libero, si può scaricare su iTunes, l'obiettivo sommo di questo lavoro è la scomparsa del conductor, cioè del direttore. Fondamentalmente un insieme di soggetti, di musicisti o di danzatori o quello che è, dovrebbero in qualche modo fare a meno, ribellarsi, uccidere idealmente il maestro, come nella tradizione zen più insomma, profonda, e disfarsi di ogni forma di... Ora, chiaramente c'è un aspetto didattico, perché ovviamente, per esempio, la musica ovviamente è un linguaggio, io trovo, non capisco, spesso mi fanno delle domande, ma che differenza c'è tra quello che scrivi nei libri dei racconti piuttosto che nei dischi? Nessuna, nel senso è l'utilizzo di codici diversi, ma fondamentalmente la musica è un linguaggio e dovrebbe essere appannaggio di chiunque. Questo metodo... questo approccio serve fondamentalmente a far sì che chi si avvicina o lo fa in qualche modo si libera da tutta una serie di sovrastrutture che purtroppo determinano ciò che sembrerebbe essere musicale, cioè la partitura, la teoria del solfeggio, tutto ciò che serve a far scappare da un approccio del ludico, del piacere, del fare musica, molti ragazzi, soprattutto molte. E questo sistema di apprendimento è molto vecchio. Sostituirlo con dei simboli è comodo perché consente in qualche modo di riconoscersi in un linguaggio che ovviamente non è soltanto su carta, ma è un linguaggio che può essere assimilato appunto in via del tutto gestuale, empatica, no? Quindi ci sarebbe da valutare anche la componente extra musicale, che è quella del gesto, no? Che influisce in maniera preponderante su un approccio di questo tipo. Per ritornare un po' al tema di tutto il festival, io ritrovo sia nel lavoro di musicista, poi la batteria per esempio è uno strumento che nasce all'inizio dello secolo scorso perché i musicisti, gli afroamericani in qualche modo dovettero adattare le ragioni del tamburo a una roba, insomma l'hanno costruita, hanno creato questo assurdo insieme che insomma non ha una ragione, non è uno strumento della nostra tradizione, lo è diventato, ed è uno strumento ovviamente che è la prima cosa che i bambini vogliono suonare, no? Percuotere, suonare ovviamente il ritmo e ovviamente tutto ciò che dà una risposta immediata. Al contempo questa del ritmo e quindi secondo me dello scandire il tempo, no? Del nostro tempo in qualche modo, che non è solo metronomico, io lo ritrovo anche in altri aspetti. Per esempio alcuni dicono: ma i tuoi racconti sembrano scritti come se fossero appunto scritti da un musicista, si vede. Ovviamente secondo me non è vero, sanno che sono un musicista e fanno questa associazione, no? Ed è esattamente la stessa cosa che accade se un ragazzo o un musicista dico fai una nota lunga tramite un simbolo, no? Lui esegue una nota lunga, alla fine
fine, però spesso le prime volte dopo vi si chiede ma era una nota giusta quella che ho fatto, oppure ma non c'è un'armonia, ma siamo sicuri che è proprio così? E le risposte non possono che essere le più vaghe, ovviamente. Non lo so, io sono una sorta di vigile urbano, sei tu che decidi la musica che fai e sei tu che mi influenzi con la tua decisione o il tuo imprinting musicale. Direi che ci siamo. Di questo tavolo rotondo è Giovanni Kesic, che prego di venire, che è direttore di un museo importante e prestigioso per il nostro settore, delle genti trentine. L'ho detto bene, lo sbaglio sempre. Come... Hai sbagliato anche questa volta. Lo faccio più che altro, è una specie di macchietta tra di noi, in modo che lui mi possa correggere. Prima di dargli la parola vorrei fare un qualche commento molto rapido a quello che abbiamo sentito, che mi sembra proprio corrispondere alle nostre attese. Cioè, noi avevamo interesse di capire come diciamo il gioco veniva ad essere declinato nelle diverse attività e come in questo senso diventasse una maniera che pervade l'ethos contemporaneo. È una cosa, un aspetto non marginale, è come se nascesse un nuovo contratto sociale. Noi con gli altri stiamo bene se c'è come una cornice di gioco, come se tutto fosse in qualche modo un come se, c'è realtà e finzione messe insieme. In questo senso il riferimento alla fragilità della cornice, di cui hanno parlato un po' tutti quanti, mi sembra più che legittimo, anche se mi corre l'obbligo segnalare che nell'inglese è più facile capire la differenza, perché usano play e game. Il game è in qualche modo il gioco con le regole, il play è, diciamo, più legato al nostro mondo di fantasia. La cornice però c'è sempre in questo senso. Noi non possiamo fare a meno, diceva Gregory Bateson, di stare dentro delle cornici, di essere dentro contesti, di avere la pertinenza dei nostri discorsi nei contesti, anche quello che stiamo dicendo in questo momento, e di contestualizzarli in modo particolare. Sorgono una serie di vistosi, interessanti problemi, se tutto questo ci libera di più o ci in qualche modo costruisce, diciamo, una gabbia ancora più rigida attraverso il gioco. E sarebbe interessante chi sono i signori del gioco, no? Ecco, chi sono coloro che in qualche modo gestiscono le nostre modalità di azione. Ma tutto questo aprirebbe un mondo molto ampio. Invece sono molto contento delle cose che ho sentito e ringrazio vivamente tutti quanti, veramente tutti i colleghi che sono intervenuti, e do la parola con piacere a Giovanni Chiesi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all'Adige. Grazie. Grazie, sono contento di essere qui. Oggi è la seconda volta che intervengo per ultimo
a un convegno dopo, voglio dire, quando l'ora è già tarda e quando siamo già un po' tutti provati, eccetera. Questo è interessante, perché poi non mi venite a dire che non ci sono le congiunzioni astrali, perché evidentemente c'è anche in questo un pattern di qualche tipo, c'è una regola di qualche tipo, una regola occulta di qualche tipo. Sono francamente un po' frastornato da tutto quello che ho sentito, immagino che lo sarete anche voi. La mia presenza qui è legata alla presenza di altre due persone che vi presento, che sono Donato De Acutis e Giampiero Gianmorgante della provincia di Rieti. Sono due poeti improvvisatori, e siccome io nel passato ho avuto occasione di interessarmi un po' di questa vicenda della poesia estemporanea, Vincenzo, nella sua grande lungimiranza, ha pensato di coinvolgermi come, diciamo, presentatore in qualche modo dei poeti all'interno di, come mentore, insomma, dei poeti all'interno di questa cornice che riguarda il gioco. Questo mi lusinga, mi interessa, mi piace molto che i poeti che sentirete dopo all'Adige San Giorgio, tra poco più di un'ora, insieme con alternati con l'improvvisazione musicale, credo che sarà una proposta interessante. E quindi credo che, insomma, tutta questa cosa abbia un suo perché nell'andare a scoprire quest'arte, che è qualcosa di completamente, di assolutamente, ancora oggi è qualcosa di assolutamente poco conosciuto nel contesto italiano, e che, scusate, mi alzo in piedi, e che certamente meriterebbe qualche attenzione in più. Cosa c'entra tutto questo con Bateson? Io ricordo molto bene quando, all'epoca, Bateson era uno dei primi autori che si cominciavano a leggere, cioè che noi eretici, diciamo, di natura, incominciavamo a leggere a metà degli anni 70, quando si smetteva di leggere Marx, per esempio, o Gramsci, no? quegli autori obbligati. Allora qualcuno che si sentiva un po' più sveglio degli altri andava a pescare Bateson. C'era questo librone, Spassi verso un'ecologia della mente, che credo che nessuno abbia letto dall'inizio alla fine, perché è impossibile. Qualcuno, Vincenzo l'aveva letto. Bisogna vedere con quale profitto, però, perché c'è, però, per quelli di voi che non hanno particolare, voglio dire, che non ce la fanno, ecco, perché anch'io, voglio dire, ce l'ho lì sul comodino da 40 anni e non è che sono andato molto avanti. Però esiste una bellissima biografia intellettuale di Bateson, che si chiama Gregory Bateson, La vita di uno scienziato, L'autobiografia di uno scienziato, eccetera, che è... può darsi, sì. Legacy. No, è proprio The Scientist Autobiography. Quello è una Scientist Biography. Comunque, The Biography of a Scientist, una roba del genere. Quando si smette di studiare, la prima cosa che si dimentica è la data di edizione, poi il luogo di edizione, poi l'autore, alla fine anche il testo del libro, e poi alla fine anche quello che c'è dentro. Quindi anche in questo c'è un pattern di qualche tipo, no? E c'è un libro veramente bello che spiega un po' questa personalità di Bateson, che in fondo riconduce un po' l'alveo dell'antropologia all'interno, diciamo, l'ambito specifico dell'antropologia all'interno delle scienze naturali, all'interno del contesto di base delle scienze naturali, che era, diciamo, per noi che eravamo cresciuti con Mao Zedong, voglio dire, era un po' una boccata di aria fresca, no? Evidentemente. Una cosa mi colpì particolarmente quando studiavo l'ottava rima, che derivava direttamente da Bateson, è che Bateson, c'è un passaggio in cui lui dice, quello noi definiamo struttura. Quando è che possiamo parlare di struttura? Noi possiamo parlare di struttura quando, dentro qualsiasi cosa, se io opero una cesura,
io metto, c'è un punto dove io posso mettere una cesura, uno slash, un segno così, e io ho una possibilità superiore al puro caso di indovinare che cosa sta dall'altra parte. E questo è esattamente quello che succede nell'improvvisazione in ottava, perché l'improvvisazione in ottava rima si basa su delle rime alternate che si scambiano da poeta a poeta. Adesso non vi tedio con quella che è, diciamo, l'aspetto tecnico, no, di questa vicenda, ma in cui evidentemente chi compone il poema ha proprio il compito specifico di essere da una parte della cesura e di in un certo senso indovinare dentro di sé quello che va a mettere dalla parte opposta. Quindi, voglio dire, questa definizione di Bateson della struttura e della costruzione, diciamo, attraverso questo meccanismo di botta e risposta di una struttura di gioco, chiamiamola così, mi sembrò allora particolarmente calzante per avvicinare questa cosa a questa prassi un po' misteriosa dell'improvvisazione poetica. Ecco, fino a un certo punto, perché io sono anche altrettanto convinto, io non sono venuto qui con una definizione tecnica di gioco, perché è un argomento troppo difficile. Poi io sono anche dell'idea che se del gioco si parla troppo sul serio, poi non è più un gioco e allora bisogna ricominciare tutto da capo, no? E quindi, voglio dire, io non ho proprio idea di che cosa sia un gioco. Diciamo che questa tecnica dell'improvvisazione poetica, che è una cosa che noi abbiamo troviamo diffusa in Italia lungo la dorsale appenninica, in Toscana, nel Lazio, ci sono fondamentalmente tre grandi scuole, una toscana, una altolaziale e una abruzzese, o che comunque appartiene al Reatino e alla zona, diciamo, degli ex Abruzzi sull'est e sul meridione, insomma, della provincia dell'attuale regione Lazio. Ma abbiamo degli altri esempi importanti, una tradizione che poi ritroviamo secondo modalità completamente diverse, ma insomma la sostanza non è poi molto diversa al di là delle modalità. La troviamo in Sardegna, la troviamo alle isole Baleari, la troviamo nell'isola di Malta, la troviamo in maniera significativamente simile a quello che troviamo in Italia nel Paese Basco, no, per esempio. Quindi è un qualcosa, diciamo, che ha un suo sviluppo lungo tutta l'area, diciamo, del Mediterraneo occidentale, però, diciamo, è un gioco, ma è un gioco fino a un certo punto. Intanto è un gioco, non so se si possa chiamare gioco, e questo lo chiedo a voi, non so se si possa chiamare gioco una cosa che non ha veramente un vincitore, d'accordo? Perché non c'è veramente un vincitore, né i contrasti poetici che noi sentiremo questa sera, questi contrasti servono, voglio dire, e sono come un castello di carte, sono come un gioco di un castello di carte in cui una carta sostiene l'altra, poi ne metto una per così, poi ne metto altre due, eccetera eccetera, e quindi entrambi i poeti in un certo senso cercano di superare l'altro in bravura, in arguzia, in facondia, nella ricchezza delle loro cose. Io posso dire quello è più bravo, quell'altro è meno bravo, eccetera, però non c'è veramente uno che alla fine chiude la partita e uno dice questo ha vinto, d'accordo? Quindi, e la seconda cosa che è ancora più interessante è che questo è un gioco che non si può, che mi fa riflettere molto, che è un gioco che non si può imparare. Quasi ogni gioco si può imparare a giocare a scacchi, si può imparare a giocare la cosa, se uno si allena può anche salire sulla piramide dei catalani, no? Cioè, quasi ogni gioco si può imparare, invece questa l'improvvisazione poetica vi assicuro che non si impara, d'accordo? E ve lo dice uno che ci prova da quasi 50 anni, perché il mio primo incontro con questa poesia risale al 1970, se non vado errato, quindi sono parecchi anni fa. E
Questa caratteristica ci rimanda a qualcosa di innato, ci rimanda a qualcosa di particolare, ci rimanda a qualcosa di specifico che elude in un certo senso il fatto che questa cosa sia una specie di cruciverba in rima, cosa che non è, perché sono convinto anche sulla base di quella che è una lunga tradizione di interessi, di studi, di attenzione che è stata portata avanti nell'Accademia italiana e anche un pochino fuori, diciamo, su questo fatto, che alla fine la chiave, il segreto, quello che fa sì che una terza persona ignara possa in qualche modo imparare questa tecnica non è stato trovato, ma non è stato nemmeno avvicinato. Quindi, ecco, quando voi verrete questa sera a Lungadige, San Giorgio, e per sentire i poeti, voi vi troverete di fronte a un oggetto che da questo punto di vista qui è molto molto significativo, perché è, può piacere, non piacere, può incuriosire, non incuriosire, ma ci troviamo di fronte a qualcosa di assolutamente inimitabile nella sua specificità. Chiudo con Bateson. Ricordo che alcuni anni fa partecipai a un convegno in un piccolo paese di montagna del Trentino, dove davanti a me era stato invitato un famoso etologo italiano, che adesso credo che non ci sia più, che si chiamava Giorgio Celli, che era un'importante figura, simpatica figura mediatica, un po' eccentrico, un po' estroverso, e a un certo momento io nel mio intervento, sono passati quasi 30 anni, e io nel mio intervento calai l'asso e citando il Bateson, e vidi Celli scuotere la testa e dire: che danni che ha fatto però. E questo mi ha fatto completamente disamorare con Bateson e con i suoi seguaci. Ci rimasi malissimo, però vi do certamente appuntamento, Bateson o non Bateson, vi do certamente appuntamento questa sera al Lungotevere, Lungadige, San Giorgio, per sentire gli amici Donato De Acutis e Giampiero Gianmorgante, perché veramente ne vale la pena. Ok, quindi siamo arrivati in questa specie di caleidoscopio di versioni e rifrazioni di Bateson. Non so se cercando di vedere il quadro nell'insieme, se riuscite a far mente locale, quello che vi è stato suggerito è una specie di mappa per creare una specie di anatomia dell'esperienza. Tutta una serie di piccoli stimoli per iniziare a disossare quello che avviene nella quotidianità e iniziare, scorporandolo, ad analizzarne gli elementi costituenti. Questa è una delle prime cose, sia intanto per sviluppare un senso di coscienza critica di quello che accade rispetto al turismo, ma anche rispetto a quello, quindi rispetto alle esperienze che ci vengono impacchettate e offerte o proposte, ma anche rispetto alla progettazione, spacchettando la nostra esperienza quotidiana ci permette anche di capire gli elementi che la compongono e quindi anche di progettare strade alternative o, come dire, o accostamenti alternativi. Quindi, insomma, tutto questo tipo di percorso attorno al gioco ha proprio, da un lato, riflettere sul tema, ma anche poi delle eventuali e possibili ricadute nella propria esperienza, che sia di tipo artistico, progettuale o anche di più astratta, diciamo, di ricerca accademica. Mi sono dimenticato di dire una cosa, che è questo: ogni gioco ha un suo strumento di qualche tipo, lo strumento del gioco di questa sera è questo qui io ho segnato alcuni temi che verranno proposti ai poeti, ne ho segnati 8, loro non avranno naturalmente possibilità di svolgerli tutti e 8, adesso vedremo come organizzare la serata, loro esordiranno sicuramente con delle ottave di saluto per salutare il pubblico, per mettersi a proprio agio,
Dopodiché loro, i poeti, non conoscono questi temi, io non ho nessuna intenzione, che io ho peraltro appena scritto, loro non ho nessuna intenzione di farglieli vedere, d'accordo? Chiamerò qualcuno del pubblico a estrarli da un cappello e quelli che verranno estratti, uno, due, tre, e loro saranno pronti certamente a svolgerli in ottava rima. Grazie. Detto questo, l'unica cosa che possiamo dire a questo punto è alle 9:30 sul Lungotevere San Giorgio abbiamo queste due performance che si intrecceranno, dei poeti in ottava rima e dell'orchestra di improvvisazione dentro al progetto Naked Musician.